allora, visto che il brano fu presentato a Sanremo, di Claudio Mattone e Renzo Arbore, il clarinetto dirige l'orchestra, il maestro Pinuccio Pirazzoli, canta Renzo Arbore. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa, ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu, 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonare da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz, per fare qualche pezzo, per fare un po' filu, 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 fila. La cerco come una titina questa bella chitarrina per far qualche swing mentre clarinetto spinge. Così nasce un bel blues. Oh yes! Grazie, grazie a tutti quanti, grazie. Troppo buoni, troppo gentili, grazie. Guarda là, la prima standing ovation, Renzo. Grazie, grazie, grazie a tutti quanti, troppo buoni. Lo dedico al clarinetto, veramente. Ciao, tra l'altro voglio chiedervi un applauso speciale, un abbraccio speciale a Renzo Arbore, proprio che in questi giorni ha avuto un lutto importante. Loretta. Chapeau. Oh. Chapeau. Quando Loretta dice tanto chapeau. Di cappello, veramente. Allora, Claudio, ma tu hai sempre fatto imitazioni parlate o hai fatto anche cantate? Io non ti conosco. Qualche come cantante durante lo spettacolo lo faccio. Sì, cavolo, sì, ragazzi, certo, ma sei uguale. Sì. Uguale, proprio uguale in tutti, capito? Però io pensavo che fossi più specializzato nel parlato, invece questa cosa qua è bellissima. E poi anche questa voce che fa sempre Renzo quando si prende un po' tutto, mi piace tantissimo. Chapeau, chapeau. Tra l'altro, da notare, come sempre, il lavoro perfetto del nostro reparto trucco e parrucco e i costumi che sono fondamentali. Il lavoro, ma pure il dentista. Certo, perché denti, ci sono anche i denti arbore. Cristiano. Beh. Guarda, No, Loretta, no. Sei stato magnifico. Ah. Oh! Però, non l'ho mai detto! Però l'eleganza, a mio avviso, il carisma di Arbore non si tocca, non c'era. Scusatemi, ragazzi, lasciatemi parlare. Nella voce, ok. Il carisma è tutta un'altra cosa. A mio avviso, se Renzo Arbore fosse nato in America, sicuramente avrebbe la palma della mano nella famosa Walk of Fame. Nella famosa, scusa, non Walk ho of Fame. Walk. Ma perché? Amore, walk. Io parlo l'inglese alla perfezione. Ma io no, quindi volevo imparare. Walk of Fame. Sono quelle. La walk, quella. Walk. Basta. Quando oltretutto c'hai, voglio capire una cosa. Uno c'ha fame. No. C'ha fame, ma è la walk. No, è chiaro, no? Scusami, Carlo, una cosa. Sì. Io non ho capito, ragazzi, vi giuro, il senso di questo clarinetto. Me lo vuoi spiegare?
cos'è sto clarinetto? Ora, quello che fa filù, 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 filù. Ma perché fa filù, filù, ora, filù? Come glielo spiego? Ora, strumento, dai. Soprattutto perché nasce un bel blues, no? Esatto, Ah, allora è questo. Mi mette in imbarazzo. Ma che c'è Coletta, mi mette in imbarazzo. Cioè, ma il direttore, cosa ho detto di male? Ma io posso spiegare il clarinetto a Malgioglio. Magari dopo, in privato. Di sera in diretta, non glielo posso. Scusa, posso quando capire? Quando sarai più grande te lo spiegherò. Quando sarai più grande? Quando sarai più grande? Giorgio, sentiamo il tuo giudizio. Bravo, poi c'è una sfumatura, l'ho segnata, cose, l'hai detto in foggiano, cose. L'hai detto in foggiano, perché lui è foggiano, lui è, cioè questa, sembra una bischerata però, e poi hai questa allegria che c'ha Renzo, hai solo un difetto, non sei Renzo Arbore, questo è... un problema grosso. Sentiamo Giova. Ragazzi, è fantastico. Io il clarinetto in realtà non questo strumento azteca che hanno inventato per giocare a biliardo, poi in Italia ci hanno suonato. Questo è il mate, dentro c'è, lo vuoi assaggiare? Senti, il mate. Questo il mate qua, qui dentro c'è il sudore di Saturnino di Gianni Morandi, senti. Allora, no, devo dire che... Il sudore di Gianni Morandi. Ragazzi, qua dobbiamo fare il Lorenzo Arbore Beach Tour. Sarebbe una cosa fighissima, una cosa pazzesca. È bravissimo perché molto sei, bene sei uguale, poi tra l'altro hai detto in giro per il mondo, ma non dimentichiamo che l'orchestra italiana veramente ha fatto il giro del mondo e Renzo ha portato la musica italiana nel mondo con grande ovunque vai accomodati pure vai.